Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. Rosa si va, la vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su, e il capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai, la nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa. Su, gin giù, gin su. Tutti in carrozza si parla, bentrovati Nando Tucci, bentrovati dal nostro capostazione versione quasi by night, quindi approfittiamo di una delle ultime corse del mini metro. Una delle frasi più ricorrenti nel lessico, diciamo così, quotidiano, no? dei perugini in modo particolare è: l'hai vista l'ultima dei sette cervelli? Vero o no? Ecco, lui indovina stamattina chi abbiamo. I sette cervelli. Ma che sei un grande. Fabrizio. Ciao. Ciao Luca. Bentro, strano vedervi. Io saluto anche il controllore. Salutiamolo perché. Luca, piacere. Entriamo nel loro mondo, è un mondo folle, è un mondo che non si sa se è un inizio, è una fine, è un percorso. Beh, intanto vi trovo bene, vedo che la notorietà, la popolarità vi porta bene. Questo nonostante le mie occhiaie. Nonostante sei più pazzo di 3 euro. Beh, ma le tue occhiaie nascondono evidentemente una notte insonne, perché la popolarità sappiamo che aiuta anche. Yeah. Infatti mi raccontavi prima, no, del fuori onda, che la popolarità insomma ti porta delle agevolazioni che diversamente sarebbe stato. Sì, anche di carattere economico. Vedi che semmai so che avete un paradiso fiscale tu, alle Cayman ormai, no? Sì. Bermudas. Bermudas. Pronto? Guardia di finanza, sali. Ragazzi, sette cervelli. Allora, vabbè, la domanda che mi hanno fatto mille volte, ma io non conosco il motivo. Perché sette cervelli quando ne bastava uno capace? Allora, sette cervelli, il nome nasce dalla necessità di dare un nome al sito internet che creammo nel 2003 e scegliere un dominio libero. Ecco. Sei era occupato? No, dovevamo chiamarlo pomodoro.it, però era già incredibilmente registrato. Quindi sette cervelli è, tra l'altro, è poco usato a Perugia come insulto non troppo pesante, ma sì. È come di arrivato pensaci. Perché lo senti una volta nella partita di calcio, un signore gridò all'arbitro: ma che fischi, sette cervelli. Intendendo chiaramente che ne avesse. Ho capito, non era proprio un complimento. No, non era un'aquila. Ragazzi, i vostri lavori, adesso lo diciamo anche proprio perché mi interessa molto questo particolare, cioè, non tutti credo sappiano che dietro un filmato di 3 minuti, un video di 3 minuti, che lavoro c'è. Solo di una settimana. Beh. Cioè, la gente pensa che dice, vabbè, 3 minuti, no? Invece sul video di. Cioè, una settimana di lavoro più la ricerca, che invece la ricerca è. Nemmeno la quantifico, perché trovare un video e legarci un'idea, ecco, quindi c'è una gestazione molto lunga. Sì. Come vi nascono le idee? Cioè, nascono le idee e poi cercate un filmato, un video, oppure viceversa, un video che vi ispira? Entrambe le cose, ma è totalmente casuale, cioè è molto random. A volte vedi un video, ti nasce l'idea, a volte nasce l'idea, cerchi il video. E come conciliate poi artisticamente? Cioè, immagino che abbiate idee totalmente diverse. Una bottiglia di vino. Ecco. Esatto, la mette d'accordo sempre. Se non basta, c'è sempre la Sambuca. Siamo dipendenti di Sambuca. Sì. E le voci effettate, cioè c'è stato poi un perfezionamento degli anni, cioè i sette cervelli di 13 anni, 13, sì. 14 anni fa erano diversi, sì, cioè, spiegatemi l'evoluzione professionale. Intanto erano più obbligati 13 anni fa, sì, ma anche perché non dobbiamo rivolgerci a nessun tipo di pubblico se non agli amici, quindi, certo. Perché è nata così, è nato esatto, per caso, un po' per cazzeggio, esatto. È nato per caso anche io. Io non sono voluto, mi ha detto più volte la mamma. No, effettivamente ci rendiamo conto da soli che sia a livello di doppiaggi che nel live, perché poi i doppiaggi sono nati prima degli spettacoli, si è migliorati tanto, senza presunzione, insomma, con oggettività. Oggettivamente si vede, se ne ripercorriamo. Sì, sì.
anche da profani si vede che c'è un lavoro di ricerca. Ah, ma poi anche a livello di strumentazione uno si evolve. Fontinegge, fare... stazione di Fontinegge. Esatto. Voi spiegavate perché fosse qui, per questo. Per chiamare le stazioni. Solo per questo. Perfetto. Che poi tra l'altro ovviamente il vagone è il nostro, messo a disposizione. Un attimo. Sì. Come dici, Fontinegge tu? Non lo dice nessuno. C'ha origini, diciamo, alto-tiberine, per cui... Ah, Fontinegge. Non si esprime. Della Francia, che avete praticato, tra l'altro, insomma, lo stesso come noi siamo un amico, famoso perché una volta che ti chiama So Filippo, sei la Zoia, cerca sempre la Zoia. Quindi, dicevamo che quindi c'è stata un'evoluzione, quindi uno studio, eccetera. Che cosa è scattato? Cioè, quando vi siete accorti poi, aspetta, ma qui si sta passando dal cazzeggio a qualcosa di più grosso, quindi dobbiamo anche dotarci in modo diverso. Che cosa ve l'ho fatto notare? Io racconto sempre un aneddoto che ci è successo. Eravamo a Todi e ci avevano chiamato per fare una serata, e forse erano le prime, no? Ne avevamo già fatte alcune, dove andavamo lì, pigiavamo play sul lettore e facevamo vedere i filmati. E basta. Quella volta invece era una terza struttura dove la gente pagò 5 euro a testa e c'erano 700-800 persone. Quindi il fatto di andare lì e premere play e vedere i filmati non bastava. Certo. Quindi una volta finito, insomma, tutto il DVD, la gente si aspettava di vedere altro. Certo. Ma noi ancora non eravamo altro. Quindi fondamentalmente l'organizzatore che diceva forza salite sul palco, noi ma a fare che? E lui, beh ma come si fa? La gente si aspettava, ha pagato 5 euro pagato! 5 euro per rimborsare. E noi proprio con veramente la sudarella siamo saliti sul palco, che facciamo, che non facciamo, abbiamo lì iniziato a raccontare, diciamo, le cose, gli aneddoti del paese. Abbiamo strappato qualche risata e quello è stato il via per... Lì avete capito che qualcosa stava cambiando. Esatto. Quindi dovevate anche... E rispetto a quando avete cominciato, che tipo di impegno vi comporta? Cioè, vi assorbe, immagino, sempre di più? Diciamo che è diventato un secondo lavoro, ma non tanto per a livello economico, quanto questo show è sempre una finanza. Certo, chiaro. Ma qui ci rendiamo conto che anche quando non abbiamo dei lavori commissionati, siamo in dovere di realizzare qualcosa per il seguito che abbiamo, insomma. Certo. E basta, ti aspettano che tu ogni X non puoi far passare 2 mesi senza pubblicare nulla, quindi... Certo, quindi c'è un impegno di presenza proprio, esatto. Perché il web, così come dà, toglie subito. Non solo, in particolare è alternare i video commerciali a quelli free, di libera fruizione, cioè, sono tutti free. Signori, trenino commerciale. Il sotto? Pancia. Ormai la dimestichezza del campo. Lui sa quando dirlo e conta i secondi mentre campiamo. Quello deve fare, non è una presenza, diciamo, che è rassicurante. E quindi dicevamo, quindi chiaro che nel tempo l'evoluzione del vostro lavoro ha portato anche un po'. Quando vi accorgete che un'idea funziona e quando no? Che cosa scatta? Qual è il... Sì, una bella domanda. Un primo test è su di noi, nel senso che lavoriamo su un video, lo esportiamo, quindi lo mettiamo, cioè, spiegarlo. Lo finiamo. Facciamo passare la nottata, il giorno dopo lo riguardiamo. E spesso una cosa che tu sei convinto faccia tanto ridere, il giorno dopo la guardi e dici no, è moscetta. Oppure al contrario, una cosa che magari lì per te sembra. Dopo è capitato anche che nella nostra convinzione una cosa non piacesse, invece è esplosa, e al contrario i lavori fatti a nostro avviso bene hanno riscosso poi... Perché comunque la comicità anche è una cosa soggettiva. Assolutamente sì. Magari la nostra comicità non per forza sempre... a volte abbiamo anche sbattuto il muso su una cosa che magari eravamo convinti che fosse tanto divertente, invece magari ha risposto meno del previsto. Quali sono le vostre peculiarità, cioè a livello caratteriale, quindi a livello anche artistico, cosa completa l'altro, cosa all'uno e cosa all'altro, e poi messi insieme fanno il prodotto? Cioè lui è più un istintivo, tu sei più un riflessivo? No, forse il più riflessivo è lui. Tu un attimo anche frenato. Beh, meno male che vi alternate. Lui, sì. Lui è molto alle origini ancora, lui ogni tanto qualche parola forte, io fa messo i figli. No, c'è una ganascia. Devo dire che in intimità professionale, beh, vorrei sperare. In intimità professionale
Nelle quali ci divertiamo a doppiare come vorremmo e come non si può. Ecco, fammi una cortesia, come doppierebbe una donnina del vostro video in questo momento la pubblicità, perché c'è la pubblicità, cosa potrebbe dire? Una donnina? Sì. Cosa potrebbe dire? Che c'è la pubblicità. Frego, c'è la pubblicità e... Ecco. Si è rotto io. Met carosel. A tra poco. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, in Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io sono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Quest'oggi con i sette cervelli tutti in carrozza si parla di questa, come vogliamo chiamarla, arte improvvisata, ma è comunque una forma di arte, no? Che cosa guardate, che cosa vi ispirate, di cosa sono i vostri punti di riferimento nella comicità? Me ne parlate tra un istante, perché adesso scegliamo, sì, giriamo, voltiamo e poi tra un po'. Tutti in carrozza si parla, intervallate dalle pillole di questi due straordinari fenomeni che ospitiamo quest'oggi nel nostro millimetro. Vincevo. Meglio pillole che supposte, sai. Beh, direi a occhio e croce, non sono le sue preferenze, ma io dovendo scegliere. Non credo supposte. Ecco, d'accordo. Diceva. Grande, grande. D'accordo. Mi trovo d'accordo. Ecco. Dicevamo i punti di riferimento, voi fate comunque comicità, insomma, che cosa vi fa ridere? Noi siamo cresciuti con un regista come riferimento comico che non tutti conoscono, che è Monty Python. Chi? Monty Python. Monty Python. Ok. Che il primo film che abbiamo visto è stato Brian di Nazareth, che è la parodia di un personaggio che lo scambiano dalla nascita fino alla crocifissione per Gesù Cristo. Bene. È la comicità degli anni 70, però molto avanti secondo noi, demenziale se vuoi, ma a tratti, però ricercata allo stesso tempo. Sì. E è la comicità che l'abbiamo piace, visto tipo 100 volte. Sì. Quindi insomma in questo avete gusti simili, simili, quindi sono quelli un po'. Anche perché poi non sarebbe facile pubblicare una cosa che è totalmente. Che piace ad uno e non ad un altro. È fuori dubbio, sempre una cosa molto soggettiva, mai come la comicità è assolutamente soggettiva. Sulle donne no, quello che piace a lui non è detto che piace, cioè le donne diverse. Ecco, le donne, tu adesso apri uno squarcio, no? La popolarità aiuta. Le donne? Aiuta anche a prendere i boccatori. Che vi ridimensiona. Adesso abbiamo aumentato solo quella cosa. L'aspetto. Nel senso noi siamo impegnati, quindi di conseguenza insomma. Lo dici con un certo dispiacere, no? No. No. Mi pareva. Possiamo offrire. Uno parla di donne. Noi abbiamo la nostra cara hostess del bar Tender. Io una snecchettina, grazie, lo prendo, grazie. Sì. Tutto da bartender. Io questo che rimane in mezzo ai denti. È bellissimo fare i sorrisi. Io prendo una mezza di caramella da 10 centesimi. Grazie. Grazie, molto gentile. Ecco, quindi come un normale viaggio, un normale giorno, con due persone poco normali, ma esatto. D'altra parte. E non prende niente con sono in servizio. Come i carabinieri, un servizio non manda.
cosa. Prossimi obiettivi, cioè che cosa vorreste realizzare che ancora non siete riusciti a realizzare? Come lavoro, come video, come... Ma ci sono secondo noi varie collaborazioni che si potrebbero fare, ma e che vorremmo fare, insomma, comunque con vari personaggi che secondo noi potrebbero essere un bel trampolino. Però insomma sono tutte situazioni che sono al vaglio, insomma, però ancora devono prendere no, conto. Devono prendere di idee ne abbiamo, insomma. Sì, dopo il concerto di base è un po' frustrante, è brutto anche a dirlo, ma si è andati in una regione che non è che ci abbia tutto questo possibilità. Cioè, delle volte ragioniamo sul fatto che se fossimo nati su una grande città è vero che avremmo avuto più concorrenza, però probabilmente avremmo avuto un pubblico più vasto, soprattutto un tipo di dialetto già sdoganato in tutta Italia, no? Certo. Perché il Perugino in sé non è mai stato rappresentato maniera adeguata e precisa, certo, connotato in maniera precisa. Sergio Cosmi di Crozza, a mio avviso, è più vicino al toscano che al perugino. La Monica Bellucci parlava Folignate, quindi il certo, se nasci a Napoli o a Roma è chiaro che c'è esatto. Una e soprattutto non mi ricordo un comico famoso che no? Cioè, sì, c'è solo un film di Alberto Sordi che faceva l'antiquario a Perugia, sì. In cui il commesso risponde al telefono e dice dove c'è, gli domanda c'è il dottore e dove è andato? Nelson è l'unico. Prossima stazione case bruciate. Ah, Barbie Dallas next stop. Senti attoniti Barbie now sei segnato, l'hai detto? Beh, sai, musici bruciate Barbie Dallas. Con me le ci vuole ma è un drogato, è un drogato. Si vidi. Quindi sì, indubbiamente siete arrivati a un punto in cui la popolarità le idee, insomma, siete un po' che siete in piazza, no? Il vostro crucio quindi è quello di riuscire a trovare un aggancio per riuscire dopo fuori regione, quindi per trovare... Beh, allora, diciamo che non è facile uscire fuori regione così senza qualcuno che ti dia quantomeno una piccola mano, insomma, certo. Ecco. Noi abbiamo fatto anche comunque dei provini, siamo stati insomma a Milano, abbiamo fatto i cantieri di colorare così, però insomma ci accorgiamo quando sei lì, certo. che se tu parli il dialetto perugino ha un senso. Ha un senso, ma non ti capiscono più di tanto. Se lo abbandoni, ma non sei più tu, perdi certo. La tua identità. È un po' come la barzelletta, se tu togli il dialetto non è la stessa cosa. Esatto, anche perché il perugino c'ha la sua comicità, la botta fiacca, che spesso non coincide con quella esatto. Nazionale. Esatto, quindi questo è, beh, insomma, magari visto il mondo della comunicazione. Io volevo fare un commento di... Vuoi farlo? Fa, di contorno, niente, ve lo dico a strappati i calzetti per puntaglioni. Perché ho paura che scesa solo vale. È vero, non è che per finto, è vero che effettivamente il tratto in discesa è un po' più, diciamo così, un po' lì contro lo... Quanto abbiamo consumato fino adesso per fare kilowatt? Ma vi racconto, vi racconto una cosa, c'è un gruppo di turisti, sì. Basta, un gruppo di turisti che lo ha fermato a Pian di Massiano, ha chiesto informazioni e lui ha detto no, io non sono di qui, venendo meno al ruolo istituzionale. D'altra parte è una figura, come dire, non beh, soltanto... ha fatto bene, classica figura statale. Statale, no, lui è Ligio al dovere. E attualmente, ragazzi, avete finito appena la tournée, mi pare? Sì, vabbè, la stagione estiva, come è andata? Bene, gli ha lavorato più fuori regione che in Umbria quest'anno. Vabbè. Regione chiaramente dentro i nostri confini, certo. Dialettali, quindi fino a Pesaro, Fano, lungo tutta la strada del mare, Primo Senese, Primo Aretino e Orvietano. L'approccio col pubblico, beh, chiaramente è un approccio diverso, avete anche dovuto, immagino, perfezionare, perché a volte fare, sì. Insomma, sono i tempi comici. Trenino commerciale. Che però devo dire che viene tutto in maniera, cioè con l'esperienza, sono cose certo. Che acquisisci automaticamente, perché ovvio devi avere anche secondo me un buon senso autocritico, no? Perché se pensi di essere sempre bravo sono cose no, però noi in realtà su questo siamo abbastanza uguali. Cioè ci critichiamo molto, però questo ci porta sempre a migliorare. Beh, mi criticate, perché cosa litigate voi?
Ma arriva un po' tardi. No, no, litigare mai, si discute, insomma, a volte, ma un po'. Beh, dire, animatamente difficile, sì. Cioè, ormai somatizzo, cioè, ormai è come marito e moglie, no? Uno compensa, certo. No? Se fa, se sopravvive, no? Tanto, cioè, io so che lui è così, lui sa che io sono così, quindi magari si evita a monte di dire una cosa, esatto. Che può toccare. Beh, insomma, è le regole del vivere civile. Infatti, quanti anni state insieme artisticamente? Parecchio, no? Artisticamente sono 15 anni. 15 anni, quindi eravate dei ragazzini, sì. Quindi siete che abbiamo iniziato con le cose più demenziali di tutti gli adolescenti, penso, d'Italia, telecamera, certo. Facendo cose tipo la quaglia in mezzo al Gran Turco, cioè queste cose, cioè, il primo rally che abbiamo doppiato noi, famoso, no? Perché nasce in realtà dalla macchina, cioè la Panda. Ci sono cose inedite che con i caschi dei. Forse pubblicheremo quando saremo vecchi. Che potrebbero rovinare la nostra immagine. Cioè, definitivamente. Assolutamente. Sì, sì. Infatti giocarsi, certo. Non aspetto. E quindi, insomma, abbiamo qualche consiglio utili ovviamente per i nostri amici a casa. Ancora qualche consiglio, poi torniamo con i sette cervelli. A tutti in carrozza si parla. Vitagraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali, sceglie Vitagraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più, consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Siamo nell'ultimo tratto del nostro viaggio di tutti in carrozza con i sette cervelli. E ragazzi, verso che cosa andiamo? Cioè, abbiamo già adesso detto, verso la stazione. Verso la stazione, è normale che ci arriveremo e poi scenderemo e lasceremo spazio ai turisti tanti che affollano la stazione di Pian di Massiano. E dove vi immaginate proiettati in futuro, artisticamente parlando? Futuro te lo costruisco. Vabbè, dai, ma quello fa il figo. Pappinato. Pappinato rende l'idea. Sì, ci sono un po' di parole qui dentro. Sì. Il futuro te lo costruisci da solo. Insomma. Detto in maniera molto. Sì, I sogni del cassetto. No, i sogni del cassetto sono quelli che abbiamo detto prima. Magari allargare gli orizzonti. Gli orizzonti. Ci rendiamo conto che abbiamo fatto anche nel tempo. Noi facciamo i comici, ma lasciamo come doppiatori. Certo. Poi adesso è vero anche che parecchi comici in TV nascono come youtuber, no? Senza citarne troppi, Frank Matano. Certo. Però noi ci sentiamo sia l'uno che l'altro, perché come ci hanno detto spesso gli esperti del settore, gli addetti ai lavori, a volte gli youtuber non reggono il palco e viceversa. È vero, noi ci sentiamo un po'. Certo, poi viviamo in un'epoca in cui un conto è la popolarità e un conto è il successo, no? Può essere popolare in un attimo. Esatto, e perdere al tempo stesso. Guarda, chiaramente il web è pieno di guarda la canzone di Pippi Happy. Esatto. Esatto. Alla fine avrà speso 16 euro. Direi proprio di sì. Mentre dietro abbiamo visto dietro un video di 3 minuti, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro
è di introspezione, c'è un lavoro di introspezione, annuisci, perché c'è bisogno di una forma di introspezione per capire se eventualmente quella battuta può funzionare. Intro non mi piace, è l'intro, ispezione che non ti... neanche, è l'intro e ispezione insieme fanno un po' impressione, non so lei che ne pensa, sono pillole e supposte introspezione, sì. Non mi confondete le idee, ecco perché già lei ha confuso di su il terreno, di Fonti Vegge, per favore. Fonti Vegge, stazione di Fonti Vegge. Il nostro viaggio sta per arrivare al termine. Ragazzi, noi vi ringraziamo, vi seguiremo ovviamente in tutte le vostre avventure. Gli auguri sono quelli di poter dare un seguito a quelli che sono i vostri progetti, un sodalizio fatto sì di litigi, ma soprattutto di successi artistici. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie. I sette cervelli, tutti in carrozza, si parte, anzi si arriva, si riparte domani. Ciao a tutti. Canterino, gin su, gin giù, gin su.